Questa trasmissione è stata proiettata dallo spazio più profondo verso una città, Torino. Sound 011 è stata creata per gli appassionati musicali e non. Sound 011, Torino, a portata d'orecchie. Bene, bene, cari amici, buona serata a tutti, eccoci qua su questa nuovissima trasmissione dal titolo Sound 011. Io sono il grande Tuloschi e sono in compagnia del mio carissimo compagno, se non che spalla, il mio amico Ser Mustaz. Sono qui, sono qua insieme al grande Tuloschi per parlarvi di musica tutta quanta torinese. Eh beh sì, musica tutta quanta torinese, perché ufficialmente questa sera cerchiamo di partire bene con il nostro progettino, che è il nostro progettino che è quello di sviluppare tutto il canale della musica torinese, cercare di fare ascoltare appunto ai nostri amici ascoltatori, un gioco di parole, ascoltare gli amici ascoltatori, quelli che sono i gruppi musicali torinesi conosciuti e non conosciuti. Quindi diciamo che avremo un pochino di sorprese questa sera, avremo anche un ospite molto molto particolare, ma ve lo svegliamo dopo, no Sergio? Eh sì, l'ospite che è qua, che è qui al Dama Dama insieme a noi in Piazza Madama Cristina numero 6, nel cuore della città, nel cuore di Torino, in zona San Salvario, è un ospite che in effetti vogliamo presentarvi più tardi. Allora, come dire, noi abbiamo un sacco di canali aperti per poter parlare insieme a voi. Abbiamo il telefono cellulare, se volete potete chiamarci al 347-274-1250. Abbiamo il nostro bellissimo blog, vi invitiamo di comunicare con noi sul blog di Sound 011, su quella piattaforma meravigliosa che si chiama Tumblr. In realtà è Tumblr. Abbiamo scelto Tumblr perché è la piattaforma che ci stava più simpatica. E poi abbiamo anche la chat di Facebook, che in questo momento è aperta e quindi potete parlarci. E beh, non dimentichiamo anche la chat del portale di Spreaker, quindi se vi collegate su Spreaker in basso a destra troverete una caselletta da dove potete comunicare in diretta con noi su questi schermi, caro Sergio. Bene, bene, qua la temperatura diciamo è anche abbastanza bassa, ma noi cercheremo di scaldarla con la nostra musica. Bene, bene, con la nostra musica, perché parleremo di artisti come Cosmo, artisti come Iniagara, però direi di partire con un altro gruppo, un gruppo che comunque ha fatto la storia di Torino. Loro sono i Motel Connection, questo gruppo geniale dove all'interno c'è un pezzettino dei Subsonica, quindi un bel pezzettone. Sì, allora sì. Ci sentiamo Heroin dei Motel Connection, dopodiché partiremo con Cosmo, Davide Tomà, Iniagara e l'artista che abbiamo qui, che è qua vicino a noi. Vi svegliamo dopo. Ve lo svegliamo dopo, a dopo, ciao amici.
Questa nostra base di Gianni Basso e Oscar Valdambrini non è adatta a questa puntata molto synth questa sera, perché questa sera insomma ci sono specialisti della musica elettronica, di sound internazionali. Eh beh sì, diciamo che questa sera noi abbiamo cercato di racchiudere un pochino quelli che sono gli artisti della musica tra virgolette elettronica del palcoscenico torinese, perché comunque questa trasmissione ci aiuta anche a fare delle scoperte di artisti un pochino meno noti, di artisti che noi non conoscevamo, quindi noi ci documentiamo su di loro per poi parlarvene, per poi farli conoscere a tutto il nostro pubblico, no caro Sergio? Esattamente, allora, come il titolo della nostra trasmissione vi anticipa, cominciamo con i Niagara. Sì, cominciamo con i Niagara, che è questo gruppo meraviglioso, un gruppo molto molto giovane, un gruppo che appunto è nato da non da tantissimo tempo, anche perché comunque il loro primo album è stato che appunto si chiama un LP dal titolo 8, è uscito l'11 febbraio di quest'anno, esatto. E quindi loro hanno iniziato già appunto a girare, essendo un gruppo molto giovane, girano già tutta Europa. Eh sì, girano tutta Europa perché hanno un sound veramente difficile da trovare da parte di artisti italiani. Sono molto innovativi, adorano le sonorità molto elettroniche, molto sinte, e soprattutto sono molto ma molto creativi. Sì, sono molto creativi, poi oltretutto loro due sono due artisti, cantanti produttori, uno si chiama Davide Tomat e l'altro Gabriele Ottino. Gabriele Ottino, che era uno dei componenti, una delle voci dei NAMB, quest'altro gruppo. Oltretutto abbiamo anche un pezzettino che dopo faremo ascoltare, dal titolo Champagne, appunto dei NAMB. Loro si sono allontanati diciamo da questo ruolo di voci di questo gruppo qui e si sono avvicinati alla composizione della musica elettronica, e quindi hanno iniziato a mischiare tutta una serie di suoni anche tante volte improvvisati un pochino, anche come la nostra trasmissione, no? Sì, direi. Quindi anche loro hanno improvvisato questi suoni, mixandoli con fiati, con voci. Hanno fatto proprio un esperimento musicale sull'elettronica, e direi molto 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 interessante. Ma guarda, io ho sentito per intero tutto 8 un giorno della scorsa settimana prima di dormire, ed è stata un'esperienza piacevole. E poi ho voluto espandere l'esperienza musicale ascoltando anche l'ultimo album che ha fatto Davide Tomà. È stato veramente un'esperienza interessante. Vi diamo un pochettino più di dritte dopo. Adesso ci sentiamo un pezzo di Niagara. Un pezzo di Niagara, Seal. Ascoltatelo, ragazzi.
Bene, bene, quindi abbiamo ascoltato questo meraviglioso pezzo dal titolo Seal. Questo è praticamente il primo singolo lanciato qualche mese fa. È un brano, secondo me, è un brano gioioso, supportato da, non so, da cori mistici. Ci sono tutte queste voci che si mischiano, creano un pochino un'armonia surreale, no, Sergio? Io ho visto anche il video ed è veramente bello. Tutta una serie di immagini che si mixano tra di loro, tra spiagge, West Coast, posti un pochino... Hai visto te il video? No, non l'ho visto, però sentendo quello che mi dici tu, insomma... Ti viene voglia di vederlo? No, mi è sembrato di averlo visto, quindi okay. Penso che saranno felici anche Monsieur Ottino e Monsieur Thomas, tua descrizione del video. Però veramente bello, l'album è veramente fantastico, è un'esperienza. Sì, chi gli piace. Chi ha... diciamo il gusto per assaporare certe sonorità elettroniche, qui sicuramente può far danzare veramente il proprio spirito all'interno dei suoni di questo album. Ma sì,
Sì, perché praticamente loro con la creazione di questo album hanno mixato praticamente una sorta di pop sperimentale e hanno creato un risultato, viene definito Avant Psychtronica, che io sinceramente era la prima volta che sentivo nella mia immensa ignoranza, diciamo, musicale, perché appunto stiamo cercando di documentarci sulla musica torinese, che comunque la musica torinese ho scoperto che è vastissima, c'è tantissimo, ragazzi. Noi cerchiamo sempre, salutiamo gli amici Subsonica, salutiamo i Motel Connection, salutiamo tutti i fratelli salutiamo Sonia, che sono tutti i gruppi che noi abbiamo ascoltato e che continueremo ad ascoltare. Però ci sono tantissimi gruppi che vale la pena di ascoltare, ma soprattutto perché vale la pena di seguire anche nei concerti, nei piccoli posti, ad esempio i Negrita, stavo dicendo, no, quelli non appartengono alla nostra città. I Niagara suonano venerdì prossimo al Bunker, questo locale storico di Torino, molto molto bello, che è un locale molto grande e bello, che rimane nella zona di Corso Belgio qua, di Bologna. Sì, e poi pare che l'estensione della cameretta di Davide Tomassi sia il RAT, no? Dove spesso lo troviamo, che intrattiene gli avventori del locale con delle selezioni musicali di effetto. E comunque ti parlavo prima dell'album, del progetto solista che ha fatto Davide Tomat, che si chiama 0106 June. È veramente una cosa straordinaria. È uscito da pochissimo, ma proprio roba di ieri, l'altro ieri, l'ultimo video tratto dall'album di Davide. È l'ultima traccia, si chiama Titan, ed è un video veramente bellissimo. Comincia come se fosse un videogame anni 80 con gli sprite. Bene. Poi insomma si compone in modo magistrale con una musica molto molto interessante. Bene, ma io direi a questo punto ascoltiamoci un altro pezzo appunto di questo gruppo meraviglioso che sono i Niagara, che questo brano qui si intitola Galaxy Glacier, no? Fantastico, questo è molto bello, ne parliamo dopo. Ciao amici.
Galaxy Glacier dei Niagara qui su Sound 011 in diretta dal Dama Dama, da Piazza Madama Cristina numero 6 a Torino. Bellissimo, io ho fatto un'esperienza. Meraviglioso, meraviglioso. È un mix di suoni questo qui. Poi oltretutto, appunto, come dicevamo prima, loro hanno creato questa sorta di mix di suoni improvvisando. E questa cosa è molto molto bella perché richiama anche un pochino quello che è lo stile, diciamo, della nostra trasmissione, che era lo stile delle trasmissioni passate, cari amici. Perché pur improvvisando noi sappiamo bene che ci prepariamo molto molto minuziosamente le nostre trasmissioni sin dalla mattina, no Sergio? Che ora ti sei alzato questa mattina? Mi sono alzato alle 4:30 proprio per preparare la trasmissione. Esatto, io sono poi arrivato alle 5 perché ho avuto un attimino due cosine da fare, un centinaio di addominali, un po' di succo di pompelmo rosa da degustare, e quindi ti ho raggiunto per le 5 appunto per preparare la nostra meravigliosa trasmissione. Quindi questo è praticamente, come dicevamo, un mix di synth rumorosi, un'improvvisazione pura con una serie di batterie e di voci. Vi consiglio anche di andare a vedere il video perché, come dire, è un po' psicadelico, veramente psicadelico il video, no Sergio? Direi. Bene, siamo giunti più o meno alla fine della nostra trasmissione. Salutiamo gli amici ascoltatori e vi ringraziamo. Ma non è vero, stavo scherzando, ma non è vero. Scherzando. Beh, questo appunto per riprendere il discorso dell'improvvisazione. Allora, beh, io direi una cosa. Direi che innanzitutto, se qualcuno dell'organizzazione Super Buddha ci stesse ascoltando la nostra trasmissione, i nostri telefoni sono aperti. Ripetiamo il numero: 347-274-1250. Se volete chiamarci, se volete contribuire anche voi alla nostra trasmissione, potete farlo. Sia che siate voi, sia che siate invece voi ascoltatrici, voi ascoltatori, che state sollazzando le vostre orecchiette ascoltando tutto ciò che noi abbiamo da farvi ascoltare. Quindi io direi una cosa: potremmo mettere un pezzo che si lega, diciamo, molto molto bene con i Niagara, no? Sì, io direi che, guarda, tutta la trasmissione di questa sera ha un legame, ha un filo, certo, conduttore, certo. Perché dopo parleremo di Cosmo e in qualche modo anche Cosmo, Marco Bianchi, è legato comunque ai Niagara, però ne parleremo dopo. Adesso facciamo ascoltare un pezzo dei Numb, questo brano si intitola Champagne. Your mouth, you are busy by listening.
Qui l'atmosfera si sta facendo veramente cosmica. Direi. Sì, direi di sì. Cominciamo a vedere galassie, stelle qua intorno a noi. Voi non potete vedere, cari amici ascoltatori, ma in questo momento siamo veramente in the space. Esatto, siamo coperti dalle star. Siamo coperti dalle star e stiamo veramente riempendo le nostre orecchie e il Dama Dama di queste sonorità. Certo. Queste sonorità che sono veramente... parlano proprio all'anima. Bisognerebbe trasmetterle su Paranight Vibe. Beh, perché no? Paranight Vibe è anche una bellissima trasmissione che fa parte della nostra radio. Potete ascoltare i podcast e quest'anno tornerà alla grande perché, caro Sergio... Sì, tornerà la grande, eh? La diretta la faremo il mercoledì pomeriggio, ragazzi. Bene, bene, vi ricordo che ci sarà anche una nuova trasmissione dal titolo Ghost Dog in fase di preparazione, già dall'altro anno che è in preparazione, però quest'anno ci metteremo, diciamo, un pochino più di impegno per riuscire a sopperire a questo buco creato dal grande Tulowski. Bene, allora... Quindi, questo, appunto, una piccola parentesi sui NAMB, appunto, su questo pezzo che era Champagne. Loro sono un gruppo italiano che praticamente fanno un genere elettronico psicadelico, si sono formati appunto nel 2004 a Torino. Hanno prodotto questo album dal Buddha Bar. No, non è il Buddha Bar, ma è questo posticciattolo in via Valprato, sempre nel cuore della città, in una zona della città che negli ultimi anni è stata sottoposta a una importantissima trasformazione. Esatto. La chiamano riqualificazione, a me piacerebbe dire trasformazione, perché riqualificazione... Sì, è una trasformazione. Il Super Buddha Studio praticamente rimane all'interno dei Docks D'Ora. I Docks D'Ora sono un posto meraviglioso dove noi, io, il mio amico Sergio e tutti gli amici della compagnia, abbiamo passato l'infanzia tra i localini che si sono creati all'interno di questa diciamo ex struttura, come dire, urbana. Sì, ne vorrei ricordare due in particolare. Sì, ricordiamo. Prima di tutti in assoluto il Red Docks. Era l'ultimo al fondo laggiù, che poi è diventato lo Shock, dove c'era Giorgio Valletta che metteva la musica e un grande saluto a Giorgio Valletta, che è sempre un grande del panorama musicale torinese. E poi il Docks 8 che era sotto, e insomma lì delle cartelle ho preso galattiche. E chi è che non ha preso cartelle ai Docks d'Ora? Poi c'era anche un posticino, un piccolo barettino dove facevano delle meravigliose brioche. Noi quando uscivamo alle 5:30, 6 del mattino, abbastanza piegati dall'acqua Fiuggi e dalle sigarette Lucky Strike senza filtro, degustavamo questi croissant meravigliosi, caldi, che ci accompagnavano verso un sonno mattiniero soave. Soavissimo, dopo aver danzato, dopo aver ballato e i più fortunati addirittura limonato. E sappiate che questi signori che noi abbiamo ascoltato, i NAMB, hanno avuto molteplici esperienze musicali. Loro hanno collaborato con gente tipo, facciamo qualche nome, tipo Morgan, tipo i 99 Posse, hanno supportato anche i 99 Posse durante i loro concerti, i Tiro Mancino, i Fantomas, e poi all'interno c'è Madaschi, questo omone dal dreadlock imponente, che è anche un grandissimo compositore. L'abbiamo visto al Caffè Rossini. Oltretutto salutiamo il Caffè Rossini, che è anche un altro posto storico di Torino che ha compiuto 20 anni di storia questo fine settimana. Hanno fatto dei prezzi politici, la birra a 3 euro, voglio ricordare a tutti, la birra a 3 euro in un posto, ed era pienissimo, veramente pieno di tanta bella gente, tanti amici che non vedevamo da tanto tempo, e posso dire che mi sono veramente veramente divertito. Fantastico. Questa l'ultima settimana a Torino sono stati festeggiati dei ventennali importanti di locali. Uno è il Rossini, l'altro è il Caffè Liber. Noi abbiamo partecipato a tutte e due le feste, vi vogliamo bene. Adesso, per staccare un po', vi parleremo dopo dei Cosmo, ma adesso ci sentiamo un pezzo bellissimo di Mada, Mada. Abbiamo parlato di lui, come non mettere un suo pezzo. Come si intitola? Ci ascoltiamo Juice, che è fatto in collaborazione con una voce potentissima, io direi la voce, una tra le voci più potenti che il panorama italiano abbia mai sentito, che è quella di Rais degli Alma Medretta. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Juice con Madaschi.
Paralight Radio e potrai dire ai tuoi amici di aver ascoltato Paralight Radio. Sound 011. Eccoci qua di nuovo tornati, Grazie Gianni Basso, grazie Oscar Valdambrini per questo raggio di musica che date alla nostra basetta preferita. Anche voi torinesi, cari, dall'aldilà magari ci ascoltate e portateci fortuna, mi raccomando. Portateci fortuna, ma soprattutto ascoltate la nostra trasmissione, questa trasmissione un po' eclettica. Noi spaziamo un pochino su tutta la musica torinese. Solo ed esclusivamente torinese. Oggi abbiamo voluto, diciamo, dedicare quella che è la nostra musica al reparto psicadelico, al reparto elettronico, diciamo, no? Beh sì, non è tutto qui, non è tutta qui la musica di Torino, questa trasmissione l'abbiamo dedicata a questo e continuiamo, per dare un filo conduttore alla nostra musica, a parlarvi sempre di artisti torinesi e sempre di artisti un po' sintetici. Artisti un po' sintetici come l'artista che, diciamo, introduciamo adesso, che sarebbe appunto Cosmo. Questo nuovo artista che io sinceramente ho conosciuto da poco, anche lui. Ho sentito qualcosa perché appunto lui ha partecipato agli MTV qua a Torino, no? No, al Traffic, ha fatto una performance al Traffic, fortunato chi l'ha visto. Io sono arrivato tardi perché sono uscito tardi dal lavoro, non sono riuscito a entrare quella sera, ma chi l'ha visto ha visto una performance veramente da urlo. Su YouTube gira un video del Traffic, della performance di Cosmo, quindi vi invitiamo, amici ascoltatori, di digitare in questo momento magari che ci state ascoltando Cosmo sul vostro Google e scrivere a fianco la parola Traffic. Cosmo, che comunque è una delle, in arte lui, cioè si chiama Cosmo, però il suo nome vero è Marco Bianchi, che è la voce e colonna portante di una realtà musicale torinese che sono i Drink to Me, un altro gruppo che ho scoperto da poco e che mi sta dando tantissime emozioni. Pensate che il primo esperimento di Cosmo è stata una cover del maestro. Lui è stato illuminato dal maestro Franco Battiato. Tutto ciò che, diciamo, esce dalle mani, dalla testa, dal cuore, dall'anima del grande maestro non può essere nient'altro che un'esperienza unica. Scusa. Ecco, abbiamo fatto proprio i 5 secondi di silenzio per il maestro Franco.
Grande Franco, ti certo, abbracciamo certo, tantissimo. Certo, certo. Bene, quindi parliamo un pochino di Cosmo, caro Sergio. Beh, mica, Cosmo è veramente un artista straordinario, un ragazzo molto creativo. Appunto, ha cominciato la sua carriera musicale sicuramente prima, ma da quando lo conosciamo noi, con i Drink to Me, nel 2002. Sono originari di Ivrea, quindi sono eporediesi questi ragazzi qui, e hanno fatto la bellezza di 3 album con i Drink to Me. E in occasione dell'uscita del loro album Brasil, addirittura hanno condiviso il palco niente po' di meno che con gli Editor. Ah, grande, un altro grande gruppo. Praticamente Cosmo è un cantautore moderno. Certo, molto moderno Cosmo. Ah, hai già messo qualcosina in Gesualdo sotto... da Venosa. Qualcosina in sottofondo. Beh, allora direi oramai che siamo partiti praticamente con questa meravigliosa canzone di Cosmo, facciamola ascoltare. Direi, a dopo. Nel buio che segue, nello schianto, nel piagnisteo. Ma la verità da miliardi di anni farsi lampo. Concerto numero 4 in do minore per archi di Baldassarre Galuppi. Te, piccolo, minutissimo mazzetto di fiore di campo. La settima frase di Ornithology. L'ultima prima della cadenza ed alta capo via. Il noto balzo da uccello sull'ultima nota di Charlie. Distinzione dell'uomo dall'animale, teorema diabatico, i madrigali di Gesualdo, principe di Venosa, musicista assassino della sposa, cosa importa, scocca la sua nota, dolce come rosa, come rosa. Pensiero causale, imperativo, categorico, ferma distinzione dell'uomo dall'animale, teorema diabatico, il madrigale di Gesualdo, principe di Venosa, musicista, assassino della sposa, cosa importa, scocca la sua nota, dolce come rosa. Gesualdo da Venosa, scritta da Battiato e niente poco di meno che il maestro Sgalambro. Ed è un altro grandissimo maestro che ha accompagnato, che accompagna il primo maestro Franco Battiato nelle sue imprese. Lui ha scelto questo nome, Cosmo, un nome un pochino particolare, perché appunto era ispirato proprio al cosmo, al certo, cosmo spaziale. E poi, oltretutto, sentivo in una sua intervista che lui ha un gatto che si chiama Astro, niente poco di meno che Astro. Quindi Astro e Cosmo fanno un binomio, diciamo, quasi unico. Guardate, io sono rimasto veramente sconvolto dall'ascolto del suo album, l'ho ascoltato con molta passione,
con tantissima attenzione, si chiama Disordine, e ci ho trovato veramente un sacco di poesia. Veramente un sacco di poesia. Io, il pezzo che mi piace di più, se volete, cari amici ascoltatori, ve lo faccio sentire, ma anche se non volete ve lo faccio ascoltare lo stesso, perché tanto il capo sono io. Certo, certo. Comunque, ho visto un Dio, che è veramente un album straordinario. Ma prima vorrei raccontarvi che cos'è che ho letto. Bene, un attimino. Il mio collega Sergio vuole pronunciarsi in un racconto. Prego. L'ultima prima della cadenza. La questione su cui mi trovo da un pezzo a riflettere è quella del sentirsi in un romanzo, in un film. Il che non significa sentirsi avvolti e protetti da un universo sensato, nella fattispecie da una storia che garantisce ad ogni parte un ruolo nel tutto. Piuttosto si tratta di cogliere bellezza, poesia, necessità e magia all'interno del vissuto, per quanto tragico o doloroso possa essere. Io mi schianterò al suolo e non mi farò male. Fantasmi, consumarsi nell'attesa, fare finta che sia vero, senza prendere rincorse, vomitare sorridendo, riscoprirsi un po' più stronzi. Ho visto un Dio dentro ai boschi e nelle droghe più incredibili, dentro agli slanci dei canterò il suolo, sarà quasi un piacere, e non mi spaccherò i denti se mi continui a guardare. Ho bruciato da un po' il buon senso. Ho visto un Dio dentro ai boschi e nelle droghe più incredibili, dentro agli slanci dei ricordi, nelle parole dei giovani. Ho visto un Dio dentro ai boschi e nelle droghe più incredibili, dentro agli slanci dei parole dei giovani.
Cosmo, Cosmo con Ho visto un Dio, bellissimo, bellissimo questo pezzo qui. Lui è un cantante un pochino, come dire, eclettico, ma perché? Perché praticamente lui suonava con i Drink to Me ed è passato dall'inglese, da suonare, diciamo, come appunto musicista in una band che sviluppa una musica inglese, a essere un solista di musica italiana. Ed è una cosa un pochino strana, che diciamo che comunque ho visto in un'intervista che gli facevano questa domanda, lui praticamente diceva che all'inizio non aveva tanta padronanza delle metriche per fare questo tipo di melodia, no? E poi ha preso coraggio, ha iniziato a sperimentare nuovi suoni e adesso pian pianino ci sta prendendo gusto. E di coraggio ne ha questo nostro amico. Ne ha veramente tanta. Mm-hmm. E praticamente la musica a cui lavora è una musica che attualmente ancora non esiste nel nostro panorama musicale italiano, perché mischia tutta una serie di suoni, drum and bass, fa tutta una serie di sperimentazioni molto molto strane, ma direi da risultato eccellente. Vogliamo dare ai nostri amici ascoltatori un legame che possa riallacciare a ciò che abbiamo detto prima. Allora, abbiamo appena sentito un pezzo che Ho visto un Dio di Cosmo, e c'è un video che gira su YouTube. Mm-hmm. E il regista di questo video niente po' di meno è che Gabriele Ottino dei Niagara. Azz, questo non lo sapevo, questa mi è nuova, non mi sono informato bene su questa cosa, ma caro Sergio ti ringrazio per avermi dato questa meravigliosa notizia. Quindi tutto quanto ritorna, Torino è un piccolo mondo, per noi è veramente un piccolo mondo, un grande mondo, a me e a te ci sta dando veramente delle bellissime soddisfazioni, perché insomma... diciamo che stiamo scoprendo belle cose. Eh beh sì, perché comunque tutti immaginano Torino legata alla Fiat, legata a una città industriale cupa e grigia, ma non è così, cari amici. Torino è un grande paesone che dove giri frequenti locali, frequenti gente e ti ritrovi da tutte le parti le stesse persone, quindi è come essere in una grande famiglia pur girando i locali torinesi. Esatto. Allora, io voglio dirvi che il pezzo che avevo letto prima era tratto dalla confusissima e pretenziosa dichiarazione di poetica di Marco Bianchi, mm-hmm, in arte Cosmo, che potete trovare sul suo blog su Tumblr. Esatto. E, c'è un altro pezzo. Scusa se ti interrompo, diamo anche l'informazione che è cosmomusica.tumblr.com. Sì, esatto. C'è un altro pezzo che mi piacerebbe condividere insieme a voi, che è questo, ragazzi. Arrivare al cuore delle questioni essenziali occuperà tutta la mia vita. Qualcuno la chiama ricerca spirituale, altri ricerca interiore, altri ricerca filosofica, altri fallimento annunciato, gioco ozioso. Io intendo costruire tutta la mia poetica intorno a uno spazio invisibile, indescrivibile. Tentare di delinearne i confini, di indicare, accennare, balbettare qualcosa che lo significhi. Cosmo, questo è Yalla. We'll be right back.
Yalla con Cosmo. Yalla con Sound Cosmo, cari 011. Amici, siamo arrivati, rieccoci qui dal Dama Dama in piazza Madama Cristina. Stavamo discutendo con Sergio sulla possibilità di fare, come dire, un'altra trasmissioncina buttata proprio lì così ogni tanto, perché noi abbiamo anche bisogno di riprendere quelle che sono le nostre origini, diciamo, di anno zero, le origini di Ketchup Mayonnaise, diciamola tutta, origini di Cazzari, origine di Cazzari. E quindi si stava valutando l'ipotesi di fare una trasmissioncina a spot ogni tanto per i vecchi nostalgici delle nostre cazzate. Bene, bene, ma allora vi abbiamo detto all'inizio della trasmissione che avevamo qua un ospite. Eh beh, certo, certo, certo. Qui, ragazzi, questa sera abbiamo un grandissimo ospite, un grande della musica torinese, un grandissimo compositore, un personaggio che fa parte della nostra radio, un personaggio che continua a regalarci emozioni, cari, cari amici. Niente popò di meno che Magic Meco! Tira. Volevo salutare tutti, ciao a tutti. Ciao Mago. Ciao, Mago. Ciao, 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 ciao. Come stai? Bene, bene. Siamo tornati in diretta, quindi il mio socio sarà incavolato perché domenica mi ha chiesto: trasmetti con me? Io gli ho detto: no, sono incasinato, non ce la faccio. Ma ti prometto che domenica facciamo una trasmissione di Balearica. Ah, che ciao, bello. Tony, un abbraccio. Ciao Tony. Ciao Tony, bravissimo il nostro Tony D. È bellissima la trasmissione che loro propongono la domenica sera dalle 19:30 alle 21. Com'è più o meno? Giusto, più o meno, siamo sì, oggi più o meno intorno sì. In quella fascia oraria. Nel tardo pomeriggio, nel tardo giusto pomeriggio. Alla pericena, all'aperitivo, certo, cose qua. Certo. Ma tanto, ragazzi, ci sono i podcast. Voi andate su Google, digitate Paranite Radio, vi esce fuori tutta la storia della radio. Tutti i podcast, tutte le trasmissioni, tutta la musica che selezioniamo per voi e ve la mettiamo. Bene, bene, quindi noi abbiamo il mago qui, adesso ci sbizzarriamo a fare un po' di domande al nostro caro amico mago. Allora, caro mago, se non che nome, se non che Magic Meco, raccontaci un pochino cosa hai nel tuo scrigno, cosa stai progettando. Ma questa sera vi faccio ascoltare un brano che ho fatto già 3 anni fa più o meno, che prenderà comunque... E il nome del mio album si chiama Il Piatto Piange. Oh, Il Piatto Piange. Il Piatto Piange, che in questo periodo, sai, mi sembra abbastanza azzeccato. Attuale, sai. Perché Il Piatto Piange, vero raga? E pensare che l'ho creato un paio d'anni fa, anche 3, forse anche 4, chi lo sa. Boh, non ricordo esattamente, comunque già parecchio tempo fa. E beh, anche il nostro caro maestro Franco Battiato creò Povera Patria qualche anno fa e comunque rimane sempre Povera Patria. E che voi artisti anticipate, riuscite a sentire un pochettino che cosa c'è nell'aria e senza accorgervene nei vostri testi anticipate. Esatto, siamo come delle spugne. Spugne, bene, che poi bene. Rilasciano qualche esatto, cosa. Esatto, esatto. Quindi Il Piatto Piange, un mix 17, perché? Perché praticamente è ancora in fase di arrangiamento totale, però ve l'ho voluto comunque far ascoltare perché... Quindi 17 è la versione, diciamo, che è sempre perfezionista. 17. Il 17, pensa che storia che ha avuto. Non mi sarebbe mai venuto in mente una cosa di questo tipo. Ragazzi, vabbè, si è fermato a 17. Non deve essere una cosa seria, no, io e te non ce lo possiamo neanche immaginare perché siamo dei cazzari. Siamo dei cazzari, non possiamo neanche permetterci di non fare. Possiamo immaginare, però in effetti... amici ascoltatori, volevo fare una tu? Premessa di questo brano è praticamente, come dicevo prima, noi artisti siamo delle spugne e quindi io, come dire, ho fatto da spugna. Hai fatto da spugna? Ho fatto da spugna e ho assorbito tutte le idee della gente e un giorno le ho buttate su. Ed è uscito questo? È uscito questo. Ce lo ascoltiamo. L'immondizia sale, la qualità scende. Tu mangi da cane e non fai niente. La borsa sale, la borsa scende. Il piatto piange, Milano scende. L'euro sale, la lira scende. La qualità della mia vita scende. La borsa sale, la borsa scende. Il piatto piange, Milano scende. La Cina sale, l'Europa scende. La qualità della mia vita scende. La borsa sale, la borsa scende. Piange la banca mente, l'euro sale, la lira scende, la qualità della mia vita scende. Ho smesso di lavorare per poter protestare, non sapevo come fare, sono tornato a cacatare, io so che fa cacare.
mafioso, un politico bavoso. Si è fatto massaggiare, Cicciolino ci giura. Cicciolina in pensione se ne va, se ne va. E in pensione chi ci va, chi ci va? E la tua pensione dove va, dove va, dove va, dove va? È la pedante, è la pedante, è la pedante che ti porta via le mutande. Lascia stare, ho capito il tuo porco, ti sei fatto derubare. Per farti consolare ti sei fatto massaggiare la cinesina. Ti voleva spuntinare, poi lo stato sta a guardare, puoi negare. Volevi andare al mare, volevi andare al mare. Dovevi anche votare, dovevi andare al mare. Dovevi anche votare, e adesso cosa fare? Sono fatti da cagare, con l'euro si va male. L'Italia se ne va, senza l'euro cosa fa? Della settima generazione, siete in via d'estinzione. Giovani italiani della settima generazione, dovete protestare. Voglio andare a manifestare, voglio andare a manifestare. Lascia stare, lascia stare. Ti fai male, la polizia può sparare. Ho visto un celerino che lancia un San Pietrino. Missione di pace nella valle, terroristi nella valle. Per 15 minuti distruggono una valle. Voglio andare a passeggiare sopra il ponte che collega lo stivale. Hasta la vista, politico veline in vista. Hasta la vista, speculazione edilizia in vista. Hasta la vista, la schiavitù in vista. Hasta la vista, non sono razzista. Hasta la vista, non faccio giornalista. Hasta la vista, la nave tossica nel mare l'hai vista. Hasta la vista, la nave è vista. Hasta la vista, la nave in vista. Hasta la vista, la nave in vista. Hasta la vista, la nave in vista. Una nave sbarcherà, una nave sbarcherà. E l'Italia se ne va, e l'Italia se ne va. E l'Italia se ne va, e l'Italia se ne va. Se ne va, se ne va, se ne va, se ne va. La borsa sale, la borsa scende. Piange, Milano scende, l'euro sale, la lira scende, la qualità della mia vita scende, 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 scende. Quante parole! Quante parole, mamma mia, questa era la meravigliosa voce di Magic Meco. E questo era il piatto. È talmente meravigliosa che all'inizio dico la mia voce fa cagare. Bene, bene. Senti, raccontaci un attimino di questo brano. Questo è un brano che, come dicevo prima, ho fatto qualche anno fa, che ultimamente ho arrangiato con un artista di Torino che si chiama Dario Russo e che è stato l'unico reale a cercare di capire cosa realmente volessi esprimere. Ah, sì, perché Dario Russo, segniamo questo Dario Russo. Ciao. Senti, Dario, ma io l'ho conosciuto. Io Dario Russo è un grande artista di Torino che lavora con tanti artisti di Torino. Ah, sì, sì, è il maestro Dario Russo. Bene, bene, un grande saluto a Dario Russo. Sì, sì, sì. E sì. Quindi? Niente, quindi, boh, praticamente, come avete sentito, parla un po' di tutto quello che accade realmente oggi. Beh, in effetti è molto contemporaneo, cioè c'è proprio un'analisi della realtà, sì, di quello che sta succedendo espressa in musica. In musica anche... sì, sì, è un drum and bass riguardato, suonato, perché ci sono tante parti suonate, ci sono chitarre suonate, basso suonato... Sai. Ma sai che io ci ho sentito un retrogusto di Vasco qui dentro? Sì, me l'hanno detto, soprattutto nella parte finale. Quando salgo su con la voce, che ho questa voce. Sì, 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 ma perché lui ha preso il mio grande idolo, Fred Buscaglione. Allora, vabbè, sai, stiamo parlando dei Gotha. Io sono un elettrogezzista, come mi hanno definito ultimamente. Elettrogezzista? Ci piace. Ci piace, ci piace. Possiamo adottare questa terminologia, il mago elettrogezzista. Elettrogezzista. Allora, noi abbiamo degli ascoltatori che si chiamano Herman ed Erika, che sono venuti qua alla prima trasmissione, anzi l'anteprima della trasmissione che abbiamo fatto, la prova, diciamo, la prova. Era ancora, diciamo, Ketchup & Mayonnaise, la nostra vecchia trasmissione dello scorso anno, e hanno sentito PC Moll.
Mall, no? Beach Mall è praticamente un pezzo che ho inventato così per ridere. Rappresento quello che realmente accadeva quando ero un ragazzino che lavoravo dentro le officine piemontesi, e quindi io non sono un piemontese, quindi... Diciamo di dove sei. Di dove sei? Io sono nativo di Canosa di Puglia. Oh, il paese di Giordano. Un grande applauso a tutti gli ascoltatori di Canosa. Me, c'è dai, un orecchietto con le strascinette. Voi pensate un originale pugliese che canta in piemontese. Sì, perché comunque, come ti dicevo, ho talmente assimilato il piemontese che... Beh, che mi hanno fatto quasi i complimenti, ma non tutti. Praticamente questo pezzo qui racconta delle espressioni che ti dedicava il tuo capo lavorativo, sì, diciamo, durante il lavoro. Sì, eh? Sì. Lo vogliamo sentire i nostri amici? Sì, ascoltiamolo, perché è veramente un pezzo, direi a dir poco, geniale. Piccimo. Lo presentiamo come se fosse il Festival di Sanremo? Sì, presentiamolo come se fosse. Ci proviamo? No. Proviamoci. Dai, ci proviamo. Yeah. Allora. Buonasera. Io sono il grande Tuloschi. Ma sono non è così al festival. Come cazzo è? Io non lo vedo il Festival di Sanremo, Sergio. Tu mi dici Festival di Sanremo. Presentalo te che vedi il Festival di Sanremo, cazzo. Dai, va. Signore e signori, Magic Meco con Piccu Mall. Che bevo una butta di vino, tu maca e fuma due ciance, tan la mia fumola a Yenè. Benissimo, allora arrivo. Mi son carion del burg, mi son carion del burg, mi son carion del burg, mi son carion del burg. La mia fumola. Poi a Faust, la mia fumola. Poi a Faust, la mia fumola. Poi a Faust, la mia fumola. Poi a Faust. Cuyumba e niente loli. Ciao! Ho provato a chiamarti due volte. Allora. Allora. Qua fuma. Scappi tu. Alle mes di embot. Senza ciuc. Vabbè, vabbè. No, no, no. Come puzza sera cane. Valengo. Ma basma il chirubeccia frusta.
Che dire? Che dire? Che dire? Che dire? Questo piemontese, boia faus. Amici ascoltatori, Basman che dateci un segno, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto, potete scriverlo sulla chat della nostra pagina Facebook, del nostro profilo Facebook, oppure nella chat di Spreaker. Nel frattempo vogliamo salutare la donna Silente che è arrivata. Sì, sempre presente, un grande saluto alla donna Silente. Bella. Che è sempre presente nelle nostre trasmissioni come supporto tecnico e morale, direi. Morale, e certo. Vorrei anche salutare tutti gli amici al di là del vetro della regia, i tecnici del suono, addetti luce e tutta la gente che diciamo ci segue in questa grandissima impresa che sono più di 1500 operatori della nostra diciamo radio. Tornando al nostro amico caro Magic Meco e soprattutto la realtà. E soprattutto la realtà, perché la realtà è questa realtà, caro Sergio, non uscire mai da quello che è il nostro, come dire, limbo. Tornando a parlare del nostro amico Magic Meco, caro Dome, raccontaci un attimino dei tuoi progetti, parlaci un attimino di, non so, so che stai lavorando su questo tuo disco. Sì, questo è un altro brano che farà parte sempre del Piatto Piange, poi c'è Over, che è un brano che ho già fatto parecchio tempo fa. Bellissimo. Su Facebook ha già raggiunto un bel po' di visione, cioè su YouTube. Sì, il video. Abbiamo fatto il video di presentazione come primo brano singolo, abbiamo fatto uscire qualche anno fa, perché poi mi sono dedicato comunque a fare gli altri brani che li dovevo creare, certo. E che non ho ancora finito, tra l'altro. Certo, cioè, voglio ricordare che Over, la versione che voi vedete su YouTube di Over, è l'unica versione che è stata creata, cioè è stata girata in presa diretta, tac, messa su, via, senza troppi cazzi, tutto, no? Tutto, così. Dalla base, dalle parole al video, esatto, tutto, così, tutto improvvisato. Una diciamo, come dire, un'improvvisazione vera e pura che gira su YouTube. Esatto, e cari amici, se volete vedervi il video di Magic Meco, potete andare sulla nostra pagina Sound011 su Facebook, lo stiamo pubblicando in questo momento, quindi insomma andate lì e potete vederlo, è veramente molto 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 bello. Questo è un brano che ho fatto con Francesco Mastroianni, che è un grande collaboratore, certo, un grande salutiamo Fra, che ciao. Oltretutto, oltre a essere un grande compositore, oltre a essere un grande musicista, oltre a essere tante cose, è anche un amico d'infanzia. È anche un amico d'infanzia, un caro amico dei giardinetti. Sì, braccia rubate agli elettricisti, perché esatto. Potrebbe fare il tiracavi anche, perché sa dove attaccare un cavo, cioè lui sa bene dove attaccare, cioè all'estremità di un cavo bisogna che ci sia un plug, lui esatto. Saprebbe dove andarlo a mettere. No, guarda, cioè, se mi permetti di dire, Nastro è davvero un personaggio. Io gli voglio bene, Nastro. Certo, che è giusto che faccia quello che sta facendo in questo momento, che lo sta facendo molto bene. Bravo, sì, Nastro. Sì. Ciao, ti vogliamo Nastro. Bene comunque, Bene, bene, quindi cosa dire? Dire che a questo punto non ci resta che fare ascoltare finalmente Over. Sì. Però questa non è la versione del video che stanno guardando le persone che avete pubblicato, questa è una versione che si avvicina alla versione che verrà pubblicata sul mio album. Sull'album. Esatto, ma noi non abbiamo messo la versione che verrà pubblicata sull'album. Ah, perfetto, deve essere pubblicata sull'album e quindi in anteprima non possiamo dare, cioè la gente deve acquistare l'album di Magic Meco a un euro. Comunque gli album vanno comprati, ragazzi, scusate, mi chiama la regia, adesso arrivo. Bene. Io allora, prima di mettere Over di Magic Meco, io comincerei a salutare un pochettino di persone che ci stanno ascoltando in questo momento, tra cui Stefania, che ci sta scrivendo nella chat di Spreaker. Ciao Stefania, grazie. Ciao, per Stefania. I complimenti. Grazie per i complimenti, ma soprattutto grazie di ascoltare la nostra trasmissione. Esatto. Una delle tante amiche, ascoltatrici e ascoltatori. Grazie del bonifico anche. Grazie. Sì, ci vogliamo questo, bene. Questo bonifico di 102.000 euro e quindi siamo molto molto contenti e ringraziamo Stefania, ma vogliamo anche salutare Paolo che sarà insieme a Deep Blue, che ci ha scritto un messaggino. Ciao Deep,
Pip, un abbraccio fortissimo. Insieme a lei saranno le nuove voci di Paranight Radio, con una trasmissione molto bella, però non vi vogliamo svelare nulla. Un grande saluto a Roberta, un grande saluto a tutti diciamo gli altri componenti della nostra radio, che sono comunque a parte Magic Meco, che vogliamo ricordare, anche lui fa questa trasmissione che si chiama Balearica la domenica sera su Spreaker, Tony D, sono tantissimi, Circus, siamo in tanti, siete tutti bellissimi. E poi vogliamo ricordare che chiunque voglia fare una trasmissione all'interno di Paranight Radio, la nostra radio è una radio trasversale libera, e quindi avete la possibilità di contattarci, venire a trovarci, contattarci. Pensa a te che italiacano corregiuto che ho, soprattutto cano, molto cano, e quindi niente, avete tutti quanti la possibilità di esprimere tutto ciò che volete dal punto di vista musicale. Ma adesso noi ci ascoltiamo Over di Magic Meco. Ragazzi, se siete seduti sulla sedia, mettete le mani sotto il sedile della sedia. Hai avvisato il vicino che ti deve innaffiare le piante. Ah, ah, ah. Superstar, numero jolly. Superstar, ah, ah. Superstar, numero jolly. Gratte bici, gratte bici. Numero jolly, numero jolly. Superstar. Batti il banco, batti il banco, batti il banco. Posso giocare anche all'otto. Dieci e l'otto, gioca dieci e l'otto. Gioca tutto, prendi tutto, gioca tutto, prendi tutto. Gioca, prendi, prendi tutto. Hai rinnovato il passaporto. Chi non gioca non vince, chi non gioca non vince. 16, 22, 17. Hai rinnovato il passaporto. Over, 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 over
Sound 011. Eccoci qua, siamo ritornati dopo Over. Allora, com'è stato, amici ascoltatori? Com'è stato il mago? Direi che è stato entusiasmante. Davvero, sì, davvero. Sì. Batti il tacco. Noi tutto batti il tacco. Batti il banco. Batti il tacco. Che meraviglia. Ragazzi, stiamo creando l'attesa per questo album che uscirà appunto verso... Bisognerebbe spiegarlo. Spiegalo. Lo spieghiamo questo brano? Sì, come no? Spiegazioni, due parole velocissime sulla spiegazione. Questo è un brano della follia da gioco, rappresenta la follia da gioco che... È un grande dilemma della nostra società. Ah, wow. La follia da gioco. Vabbè. Perché tutti, io li vedo, vedo dentro i bar che sono tutti quanti poi attaccati. Sono alle tutti questi messaggi subliminali che mandano questa gente. Hai rinnovato il passaporto è praticamente una frase di uno spot pubblicitario. Ah. Della Gratta e Vinci, come dire, rinnova il passaporto che tanto sai, vinci. E poi io in realtà non ho detto nient'altro che tutti i nomi dei Gratta e Vinci e dei giochi che ci sono. Over è una situazione che si trova quando giochi al calcio, che più di tre gol sono over. Ah, bene, ma soprattutto hai avvertito il vicino. È sempre uno slogan della Gratta e Vinci che facevano. Hai avvisato il vicino che ti deve annaffiare le piante. Bene, ragazzi. Bene, quindi siamo arrivati alla conclusione, sì. La conclusione di Sound 011, di questa ufficiale, tra virgolette, prima puntata, perché è stata la scorsa, è stata la prima puntata, c'è stata la pre-puntata di presentazione, la prima puntata con gli ospiti, ma questa è proprio la puntatona iniziale con la nostra sperimentazione musicale torinese. Bene, io non mi resta che salutarvi, ringraziare tutte le persone che sono veramente tante, che ci hanno ascoltato in questa diretta. Io, Sir Mustaz, vi saluto tutte, vi abbraccio fortissimo. Io, il grande Tuloschi, vi risaluto tutti e vi riabbraccio tantissimo. Salutiamo gli amici qua in studio, la donna silente Magic Meco, e ricordiamo che la prossima settimana avremo niente po' di meno che Paolo Rigotto. Grande Paolo, che salutiamo, facciamo un applauso. Adesso, per come dire, quietare le orecchiette magari un po' folk che hanno avuto la costanza di ascoltare tutta quanta questa trasmissione synth, vi lasciamo con un pezzo della Buonanotte di Matteo Castellano. Un altro grande. Ne parleremo e lo inviteremo anche qui in trasmissione. Esatto. Per morire con più stile, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi. Avevo circa 18 anni, ero in cima alla scogliera e mi volevo suicidare per la vita troppo nera. Avevo preparato tutto, anche la lettera cristiana, stavo quasi per lanciarmi, ma vidi una cosa strana. Il riflesso della luna sul tragitto ferroviario, mi decise ad aspettare la morte col collo sul binario. E per morire con più stile, rimandai in un paio d'ore. Per morire con più stile, rimandai in un paio d'ore. E quindi tipo già il collo, aspettando che il primo treno mi tranciasse come un pollo. Lo sentì arrivare, potente ed elegante, ma alza gli occhi e cambia idea dal primo istante. Che il filo elettrico del treno, che interrogai con gli occhi alzati, mi rispose che era meglio morire da impiccati. E per morire con più stile rimandai in un paio d'ore. Per morire con più stile rimandai in un paio d'ore. Tornai a casa, trovai in garage una vecchia corda, feci il cappio e controllai che essa non fosse balorda. La fissai legata a un trave, dissi tutte le preghiere, controllai le mie misure e allontanai le mie paure. Ma dei ragazzi nel cortile accesero un petardo, pensai a un colpo di pistola e cambiai di nuovo idea riguardo. E per morire con più stile rimandai in un paio d'ore. Per morire con più stile rimandai in un paio d'ore. Quack, 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 quack
armi, compra i colpi e la pistola, anda in campagna in mezzo a un campo, ti preparai per la mia ora. Provai un colpo dentro il vento, dentro il vento lui sparì. Poi guardai dritto la pistola e una parola mi colpì. Era la parola gas. E allora proprio in quel momento decisi di morire col tubo di scappamento. E per morire con più stile rimandai d'un paio d'ore. Per morire con più stile rimandai d'un paio d'ore. Lo attaccai alla mia marmitta, accesi l'auto ed aspettai l'aerosol della sconfitta. E ridissi le preghiere giù con l'acceleratore, ma mi accorsi di godere al forte rombo del motore. Allora voglio uscire in strada, della mia morte ero sicuro. 180 mi sarei schiantato dritto contro il muro. E per morire con più stile rimandai di un paio d'ore. Per morire con più stile rimandai di un paio d'ore. E rimandai, e rimandai, e rimandai, e rimandai. Son passati ormai degli anni e passa maggio dopo maggio. Mia nipote mi deride, dice che non c'ho il coraggio. I miei coetanei sono morti, d'altronde ho più di 90 anni. Di sicuro mi capisci, è dura stare nei miei panni. Ma il bastone che mi tiene mi ha dato la soluzione. Altro che auto, ma che pistola, annegamento in piccagione. Non veniamo al camperlaio, io vi uccido di vecchiaia. Non veniamo al camperlaio, io vi uccido di vecchiaia. Di vecchiaia, di vecchiaia, di vecchiaia. Ascolta anche tu Paralight Radio e potrai dire ai tuoi amici di aver ascoltato Paralight Radio. Sound 011.